Amici di Dialoghi, bentornati e benvenuti. Quest'oggi nello schermo c'è Andrea Ansevini, un gradito ritorno. Ciao Andrea, come va? Come stai? Ciao Fabio, saluto te e tutti coloro che ci stanno guardando e sì, sono tornato che poi adesso tra poco vi dirò con cosa e nel frattempo sto bene, mi sto dando molto da fare, sto facendo tante cose e quindi sono ripartito alla grande. Perfetto, ormai conosciamo bene Andrea perché abbiamo fatto diversi appuntamenti, diverse interviste, comunque abbiamo parlato ovviamente della sua vita, soprattutto legato insomma al mondo proprio della scrittura. Oggi Andrea voglio iniziare subito a parlare del tuo testo, che è un po' come dire il protagonista di questa nostra intervista, che si chiama La più bella estate della mia vita. Praticamente è la storia di Tobia e si realizza, praticamente si svolge nell'estate del 1975. Ecco, ti darei subito la parola per raccontarci proprio qualcosa sulla sinossi di questo testo. Sì, intanto lo faccio anche vedere, eccolo qua, Ok. che è edito dalla Mezzelanne Casa Editrice e questo è il mio ultimo libro, il decimo. E praticamente racconto di una storia vera che sarebbe Tobia, il fratello di un mio amico musicista, quando io faccio parte del gruppo musicale, era il chitarrista del gruppo. Un giorno mi ha detto, nel lontano 2007, mi ha detto perché non scrivi un libro dove ti parlo di mio fratello? Gli ho detto, guarda, il libro non l'ho mai scritto, però se vogliamo fare qualcosa... Ben venga, perché a quei tempi io scrivevo per il gruppo musicale e scrivevo oltretutto poesie e qualche racconto. Quindi mi ha iniziato a raccontare di questo suo fratello, dopodiché non so cos'è accaduto, dopo qualche mese l'ho messo da parte per poi riprenderlo quasi 15 anni dopo. L'ho ripreso in mano grazie a un giornalista e l'ho completato e finalmente è arrivato alla luce. Ed è uscito pubblicato grazie alla casa editrice, la Mezzelanne Casa Editrice che ha appoggiato questo progetto, quindi non posso che ringraziare tutti quanti. Ovviamente questo libro ci tengo a dirlo, anche la prefazione di Roberto Vecchioni. Ok, ecco, come si svolge la storia brevemente, insomma, quali sono le vicissitudini che riguardano proprio il protagonista, che si chiama appunto Tobia? Sì, racconta apparente di Tobia, un ragazzino di 15 anni che diciamo ha una vita molto spensierata, molto allegra e diciamo che vive con la sua famiglia a Pistoia, però tutte le estati vanno a Favignana, nella casa dei nonni, dove Tobia, diciamo, gli piace molto essere libero, gli piace molto essere come i gabbiani, tant'è che apre le braccia e dice sempre sto volando, cercando di imitare il loro gesto. Finché un giorno uno scopre appunto la passione quando è lì per i tuffi, dapprima inizia dai scogli più alti, piano piano fino a scogli sempre più alti. Fino a un giorno a tuffarsi durante il mare in tempesta dalla scogliera del Buon Marino, che è una scogliera alta quasi 50 metri a picco sul mare. Lui si tuffa e da lì inizierà un imprevisto e una serie di problemi che fa parte del libro stesso. Oltre a questo imprevisto, quando si sarà ristabilito da questo imprevisto, oppure lui gli verrà trovata una malattia molto rara che è la sindrome di Rod, e quindi ci sarà questa svolta, diciamo, un po' drammatica per lui, le cure da fare, a capire questa malattia sconosciuta. Che lo dico, è ancora oggi sconosciuta e più, non è molto, diciamo, diffusa più di tanto, però le conseguenze purtroppo le sappiamo tutte, che porta le persone a ingrassarsi, un po' a respirare a fatica, e quindi Tobia per quella volta ha dovuto fare molti sacrifici sulla sua famiglia, ma nonostante tutto lui non si perderà mai di animo, sarà sempre solare e non vede l'ora di ritornare al mare, finché un giorno appunto, come detto, quando si ristabilirà, diciamo in un momento, diciamo durante l'estate, ritorna a Favignana e lì conosce Margherita, quella che poi diventerà la sua fidanzata e con lei vivrà la seconda, diciamo, una seconda vita. Lei starà vicino, lo saprà appoggiare nei momenti di dolore quando questa malattia ritorna a farsi sentire. È, diciamo, una vera e propria storia di amore, finché un giorno il destino li mette davanti a una prova ancora più tosta a entrambi, che però non posso svelare, che sarebbe il finale del libro. E che vi invito chiaramente poi a leggere, diciamo, ecco, acquistando direttamente questo libro. Insomma, una storia bella, come abbiamo capito, una diciamo, storia di coraggio anche, no? Se vogliamo, di poter in qualche modo prendersi in mano la propria vita anche quando viene diagnosticata appunto una patologia importante come quella che, insomma, che appartiene a Tobia. Ecco, Andrea, quali sono i canali di distribuzione, quindi dove possiamo trovare il tuo libro? Si possono trovare tutti i store da Amazon, al sito stesso delle Mezzelanne Casa Editrice, oppure anche la classica libreria sotto casa, lasciate nome e cognome mio, nome della casa editrice, oppure possono contattare anche me e ve lo spedisco con tanto di dedica personalizzata.
Perfetto, quindi vi ricordo ancora una volta il titolo, La più bella estate della mia vita, storia appunto di Tobia, libro di Andrea Ansevini delle Mezzelane, casa editrice, insomma, quindi vi invito assolutamente a reperirlo. Allora, sappiamo bene Andrea che tu partecipi anche, anzi organizzi proprio dei salotti culturali e un sacco di iniziative proprio anche sui vari tuoi canali social, una delle quali insieme a Milena Bonvissuto, nostra carissima ospite che spesso abbiamo modo, insomma, di incontrare nelle nostre interviste. Ecco, c'è proprio un progetto a cui state partecipando, che state insomma costruendo un po' insieme in questi ultimi giorni. Di cosa si tratta? È una web TV che non solo con Milena, che la saluto tanto se ci sta guardando o se ci guarderà. Qualche mese fa, durante l'estate, è partito un progetto insieme appunto a Milena, insieme a Pecos, Julio Esteban, Eugenio Patacini e Laura Coppola. Abbiamo creato una web TV per dare spazio a chiunque vuole di parlare di letteratura, di libri, di tutto ciò che ha a che fare, diciamo, con questo mondo stupendo, ad eccezione della politica, diciamo, elementi religiosi e sessuali. Siamo nati da poco, abbiamo, diciamo, un canale YouTube dove carichiamo questi video. Chiunque vuole ci può prendere parte con i suoi video, se ha qualcosa da proporci. Se volete, vi diamo anche gratuitamente una playlist dove possono pubblicare i loro lavori. E abbiamo anche una community dove chiunque può pubblicare ciò che vuole. Abbiamo anche una pagina ufficiale che si chiama sempre Sagoradio 24 TV, così come il canale YouTube. E la community uguale, si chiama Sagoradio 24 TV, però con la scritta community. E quindi siamo aperti a tutti, stiamo partendo con diversi programmi, altri sono già iniziati, adesso prossimamente ne verranno aggiunti degli altri, e quindi abbiamo molto da fare. Abbiamo ogni tanto qualche evento anche online dove qualcuno può venire a presentare, quindi chi più ne ha più ne metta. Insomma, è un bel progetto che poi dà voce, immagino, a tante persone, a tante storie, insomma, che si Sì, a tante intrecciano un persone, po'. magari se qualcuno vuole Sì. trovare un punto di riferimento, qualcosa. È anche questo modo di farsi conoscere. Certo, E lo ribadisco, assolutamente. il tutto sempre gratuitamente. Assolutamente. Quindi il canale si chiama Sago Radio 24 TV, giusto, se ho ben capito? Ed è quindi reperibile, Esatto. insomma, sui vostri canali. Potete andare anche chiaramente sui canali direttamente di Andrea Ansevini per vedere sia questo che gli altri progetti. Invece, Andrea, immagino tu abbia ripreso dopo la pausa estiva i tuoi salotti culturali, quelli che durante la settimana avvengono all'interno dei tuoi canali, giusto? Sì, ho ripreso adesso qualche giorno fa con i salotti culturali e mercoledì 25 appunto di settembre abbiamo iniziato con la puntata numero 1 e la conduzione con me per quest'anno, per la terza edizione, avremo di nuovo Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni e il venerdì avremo Milena Bonvissuto. Sempre con Milena Bonvissuto, i giovedì avremo poi ogni tanto le serate d'autore con qualche cantante, qualche leader di qualche gruppo o anche qualche scrittore, oppure anche perché no, anche assieme. E poi lunedì avremo poi a partire dall'8 di ottobre una sfida letteraria. Solo però l'8 ottobre sarà di martedì, però tutte le altre sfide si svolgeranno il lunedì. E quindi avremo questa sfida dove chiunque si può sfidare a colpi di libri e sarà il pubblico a decidere la persona che vincerà, diciamo, questa seconda edizione. Abbiamo aggiunto delle novità per renderla ancora più avvincente. E quindi siamo ripartiti e stiamo ripartendo un po' alla volta con tutto quanto. E tra poco saremo a pieno regime. Bene, quindi insomma non mancano gli appuntamenti per chi ama insomma la cultura, per chi ama i libri, insomma, quindi vi invito assolutamente a seguire i canali di Andrea. Andrea, hai qualche progetto letterario che stai scrivendo, qualche libro nel cassetto che vedrà luce magari prossimamente? Proprio ce n'ho uno stesso con Milena proprio Bonvissuto, abbiamo un progetto, ne ho uno con un'altra mia amica che però non vi svelo ovviamente cosa sono, ne ho un altro con un'altra mia amica Alessandra Montali, ho già le tre parti della trilogia della Porta che già ho presentato con voi, la quarta, la quinta e la sesta parte mandate alle Mezzelane, ho un noir, un altro libro che ho scritto con un'altra mia amica speaker di una radio dove andrò adesso prossimamente a fare da lei un'intervista sempre di questo libro, La più bella estate della mia vita, quindi ne ho volontà e nel frattempo ne sto scrivendo uno proprio con un altro mio amico e quindi sarà la prima collaborazione maschile, un altro sta per partire a breve e quindi ne ho diversi, altri li sto scrivendo da soli, quindi materiale ne ho a volontà, non mi manca. Bene, bene, insomma, vedo che ti dai da fare, assolutamente, vedo che insomma anche ti piace chiaramente il mondo della scrittura, quindi giustamente poi dai vita alle tue opere. Allora, io in chiusura ricordo ancora una volta il libro di cui abbiamo parlato, La più bella estate della mia vita di Andrea Ansevini. Andrea, io ti E ti tengo a ringrazio. salutare Sì, se posso anche mia prego, moglie Adele certo. che mi appoggia in tutto quanto, che se mi sta guardando, infatti la saluto anch'io, che
mi piace metterla sempre in mezzo per tutto quello che fa, che non so mai come ringraziarla. Lei sa tutto fin dall'inizio di ogni cosa che faccio, quindi mi sembra più che giusto doveroso dargli il saluto che merita. Assolutamente, tra l'altro tua moglie ti dice proprio la tua musa ispiratrice, no? Quella che comunque ti ha ispirato anche Esatto, nella soprattutto scrittura. quello, perché Esatto, a mi lei sa ricordo. tutto in anteprima, sa tante cose, quindi mi fa molto piacere queste cose qui che io faccio, che lei pure è molto contenta. Bene, ci accodiamo anche noi ai saluti a tua moglie Adele e Andrea, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per averci presentato i tuoi progetti e ovviamente lo sai, ti aspettiamo per la prossima puntata. Grazie a te per l'invito, grazie anche a tutti coloro che ci hanno guardato e come dico alle mie dirette, anche chi ci guarderà in replica. Quindi saluto tutti Assolutamente. quanti indistintamente dalla A alla Z. Perfetto. Mi accodo anch'io ai saluti e do l'appuntamento ovviamente alla prossima puntata.